a scribi e farisei che criticano Gesù per il suo modo di comportarsi con i peccatori, non solo li accoglie, ma addirittura mangia con loro, il che significa comunicazione, comunione di vita. Gesù a loro rivolge tre parabole. La prima la conosciamo, è quella della pecora smarrita, la seconda della moneta e la terza, quella in oggetto oggi, è quella chiamata del figlio prodigo. La brevità del video non permette l'analisi di tutto il brano e vediamo soltanto gli elementi essenziali. Questo figlio agisce sempre e soltanto unicamente per interesse. È l'interesse quello che determina il suo modo di vivere e il suo modo di pensare. Per interesse ha lasciato la casa del padre e adesso per interesse, non per rimorso, vuole ritornarci. Infatti, scrive l'Evangelista, che questo ragazzo ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza? Non gli manca il padre, gli manca il pane. Quindi, come per interesse ha lasciato la casa paterna, adesso per interesse ci ritorna. Ma si prepara quello che possiamo dire, chiamare l'atto di dolore, e quindi si prepara la frase per essere accolto: non sono più degno di essere trattato come un figlio, perché secondo l'ordinamento giuridico non poteva più esserlo perché aveva sperperato tutta la sua parte di eredità, trattami come uno dei tuoi salariati. Ebbene, il punto centrale della parabola è l'atteggiamento del padre nel quale Gesù annunzia il comportamento di Dio nei confronti del peccatore. Vediamolo. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. Il figlio ha rinunciato al padre, ma il padre non ha rinunciato a suo figlio. Quindi lo attende, ha rispettato la sua libertà, ma non lo ha dimenticato. Ebbe compassione, avere compassione è un termine tecnico che indica un'azione divina con la quale si restituisce vita a chi vita non ce l'ha, ed è la terza volta che compare nel Vangelo di Luca, la prima volta quando Gesù ha risuscitato il figlio della vedova di Nain e la seconda volta nell'azione del samaritano nei confronti del malcapitato. Gli corsi incontro. È strano trovare questa espressione. Nel mondo orientale il correre, là i tempi sono molto più lenti, molto più rilassati, il correre è disonorevole e mai un genitore corre incontro al figlio, eventualmente il figlio che corre incontro ai genitori. Ebbene, qui è il padre che corre incontro al figlio. Il padre non l'attende offeso, impassibile, aspettando che il figlio gli chieda perdono, ma lui gli corre incontro. Per il padre il desiderio di restituire l'onore al figlio è più importante del proprio onore. Il padre si disonora per restituire l'onore al figlio. E non solo, gli si gettò al collo. Il padre non fa purificare il figlio, sappiamo che era guardiano di porci, quindi era impuro, ma il padre contrae l'impurità del figlio abbracciandolo. Il desiderio del padre di purificare il figlio è più forte della propria purezza. Il padre diventa impuro per donare la purità al figlio e lo baciò. Perché questa espressione gettare al collo e lo baciò? L'Evangelista lo prende dal primo grande perdono che appare nella Bibbia, nel libro del Genesi, capitolo 33, dove Esaù riesce a perdonare il fratello Giacobbe che con un inganno gli ha rubato la sua eredità. Esaù lo stesso si gettò al collo e lo baciò. Il bacio significa la concessione di un perdono. Quello che è clamoroso qui è che il padre perdona il figlio prima che il figlio gli chieda perdono. Quindi il figlio non deve chiedere perdono al padre, ma il padre già che glielo concede. Ma il figlio non si fida, non si sa mai. Allora prova a pronunciare quella frase che si era preparato, ma il padre non gliela fa completare. Soprattutto gli impedisce di dire la seconda: trattami come uno dei tuoi salariati. Ma il padre dice ai servi, e ci sono tre azioni ben precise. Quella, portare il vestito più bello. Perché questo portare il vestito più bello? Cosa significa? Non è semplicemente un cambio d'abito, era sporco, adesso sarà pulito. Ma l'abito bello significa autorità e dignità. E ci si rifà qui alla storia di Giuseppe, che era stato messo in carcere perché calunniato, e quando il faraone scopre la sua innocenza, gli restituisce dignità e libertà come? Attraverso il dono di un abito bello. Quindi il padre a questo figlio che si è disonorato gli restituisce una autorità e dignità ancora più grandi di quelle che aveva conosciuto. L'anello al dito non è un semplice monile. È l'anello che contiene il sigillo del casato, cioè in pratica il padre lo nomina l'amministratore della casa, perché
perché con quest'anello si imprimeva in una tavoletta di cera e c'era il sigillo del casato per poter fare gli acquisti. A questo figlio, che ha dimostrato di essere un incapace dal punto di vista amministrativo, il padre gli restituisce non la fiducia perduta, ma una fiducia ancora più grande. Lo nomina capo dell'amministrazione della sua casa. E i sandali ai piedi, perché i sandali? I servi nelle case andavano a piedi scalzi, erano solo i padroni che usavano i sandali. Allora questo figlio, che non vuole più essere trattato, pensa di non meritare più di essere trattato come un figlio ma come un servo, e il padre gli dice no, deve essere come un figlio. E quindi ecco perché deve andare con i sandali, che significa la libertà e non quella di un servo. E poi incominciano a far festa. L'evangelista ci vuol dire che l'incontro di Dio con il peccatore non è quello sempre umiliante, avvilente, dell'elenco delle proprie colpe, ma quello sempre esaltante della grandezza e della ricchezza dell'amore di Dio. Questo però, questo messaggio, non sarà accolto dagli scribi e i farisei, e nella seconda parte della parabola l'evangelista mostrerà l'atteggiamento del figlio maggiore, che ha sempre servito e obbedito al padre, quindi immagine dei farisei che obbediscono a Dio, e proprio perché gli obbediscono non ne percepiscono mai la grandezza del suo amore.